Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la rubrica Il Fatto. Questa sera parliamo di politica. Ospite nei nostri studi il segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina. Buonasera Fina. Buonasera. Voi avete presentato nel corso di una conferenza stampa nei giorni scorsi le 25 tesi per l'Abruzzo. È il frutto di un lavoro, ma l'inizio allo stesso tempo di un altro, quello che condurrà il Partito Democratico ad articolare insieme alla coalizione che si andrà a costruire una proposta per le prossime regionali. Insomma, si comincia a partire un po' da lontano per una lunga volata, anche alla luce di un giudizio che avete ribadito in conferenza stampa sulle mosse e sulle strategie del centrodestra regionale guidato da Marco Marsiglio. Qual è il punto della situazione e perché siete partiti così in anticipo per le prossime regionali, Fina? Ma intanto abbiamo scelto di mutuare una bella iniziativa promossa da Enrico Letta quando è stato chiamato alla segreteria nazionale, che ha scritto un vademecum di idee per l'Italia e l'ha mandata ai circoli, alle nostre articolazioni locali. Da questo percorso nazionale è emerso una caratteristica fondamentale della nostra comunità: noi siamo il partito del lavoro. Abbiamo voluto replicare con 25 idee forza per l'Abruzzo, che adesso trasferiamo esattamente allo stesso modo, innanzitutto alle nostre articolazioni locali. Noi siamo un partito organizzato, come credo dovrebbe essere sempre un partito, presente nel territorio, dove ci siamo indeboliti e adesso stiamo ricostruendo, un partito aperto, un partito coinvolgente, ma insomma questo è il senso della nostra iniziativa verso le agorà democratiche, un altro appuntamento che stiamo incrociando con il Partito Nazionale, una grande piattaforma virtuale che però è anche reale di coinvolgimento di tante e tanti. Questa è la stagione che noi stiamo interpretando, insomma una stagione di apertura e di coinvolgimento. Ci rivolgeremo con queste tesi e con questo vademecum ai nostri circoli e ai nostri amministratori locali, che sono tanti e che fanno del Partito Democratico ancora un partito organizzato, e poi a un comitato delle idee che presenteremo alla prossima assemblea regionale che faremo a Roseto il 25. Che cos'è il comitato delle idee? Quando, come sa, abbiamo promosso il nuovo gruppo dirigente, la segreteria, ne abbiamo parlato anche qua, abbiamo coinvolto personalità esterne di grande peso, penso a Lino Guanciale, a Luciano D'Amico, a Enzo Di Salvatore, Enrico Raimondi e altri. Adesso noi replicheremo questa iniziativa coinvolgendo più di 50 personalità, uomini e donne del mondo del sapere, del lavoro, dell'impresa, che già svolgono una funzione importante per l'Abruzzo e che saranno un po' il nostro comitato scientifico, cioè coloro ai quali noi trasferiremo queste proposte per avere i loro suggerimenti, emendamenti, e che ci accompagneranno nei prossimi mesi, io spero nei prossimi anni, per definire al meglio queste idee, per fare davvero insieme un progetto di Abruzzo. E poi trasferiremo queste tesi anche alle forze politiche, naturalmente ai nostri alleati, il Movimento 5 Stelle, i partiti del centro-sinistra, e poi alle forze sociali, ai movimenti, ai comitati, ai civismi. Insomma, vogliamo che queste tesi, questa idea di Abruzzo del futuro, sia lo strumento di dialogo e di confronto con tutti, con l'Abruzzo, perché alla fine di questo percorso ci sia un progetto condiviso, un po' quello che sistematicamente non fa questa regione che guida oggi l'Abruzzo, il presidente Marsiglio, chi lo accompagna, che ha proprio una delle caratteristiche principali, che si confronta poco e male con il territorio, con l'Abruzzo, che d'altra parte è distante dal suo affetto e che il quale a sua volta naturalmente lo percepisce distante. Una sfida difficile anche visto il periodo, perché insomma tra le distrazioni della pandemia, quelle dell'estate, tornare tra i territori non sarà semplice. Avete anche articolato delle prossime iniziative tematiche su argomenti su cui il Partito Democratico già ha preso le sue posizioni e sta appunto diffondendo nell'opinione pubblica. Mi riferisco alla battaglia per i tribunali, a quella per la tutela, per la salvaguardia del Parco Sirente Velino. Sono queste le ultime due frontiere su cui ci sono e ci saranno future iniziative fino in Abruzzo. Sì, intanto è vero, è stato un anno e mezzo difficile per tutti e naturalmente in quota parte anche per l'attività politica, che quando è solo virtuale perde il senso del contatto, della prossimità.
La prossima assemblea sarà la prima occasione di ritrovo dal vivo. Ovviamente adesso abbiamo stabilito, come tutti, una modalità mista che ci accompagnerà, penso, per sempre, perché ormai abbiamo imparato a usare meglio i mezzi di comunicazione, a consentire a chi non può raggiungere fisicamente un luogo di essere comunque partecipe e collegato. Naturalmente questo con grande prudenza. Questi giorni di ripresa, purtroppo, di focolai pandemici preoccupanti ci impegnano e ci invitano alla prudenza. Non siamo tra quelli che strizzano l'occhio ai Novax come leader politici nazionali che non si vaccinano e che in qualche modo scherzano su questi temi o li trattano con leggerezza. Noi siamo molto preoccupati, siamo il partito del lavoro e vogliamo anche essere il partito della tutela della salute. D'altra parte questi due elementi sono assolutamente complementari. Tuttavia, tornare a fare politica dal vivo è necessario e cominciamo con questi appuntamenti che ci dava. Intanto, appunto, l'assemblea, il giorno dopo con Antonio Misiani, che è stato viceministro del MEF e adesso il nostro responsabile economico nazionale, che parteciperà all'assemblea. Il giorno dopo saremo in Val di Sangro, nel Vastese, per attraversare il mondo industriale di quella che è una zona molto importante per l'Abruzzo e che sta affrontando le transizioni, la transizione ecologica, quella tecnologica, e quindi vogliamo confrontarci con lavoratrici, lavoratori e impresa per capire che cosa sta succedendo e come possiamo accompagnarli. Poi ci sarà Anna Rossomando, prima ancora, in questi prossimi giorni Anna Rossomando sarà a Lanciano, a Vasto, a Sulmone e a Avezzano, che sono le quattro città in cui ci sono tribunali importanti per la nostra regione, che non debbono chiudere perché ci sia una proroga adesso e perché ci sia una revisione della riforma della geografia giudiziaria. E poi naturalmente anche le altre battaglie. Siamo, nel mentre scriviamo le tesi, noi ogni giorno ovviamente marchiamo stretto l'attività di una regione che sembra proprio in controtendenza rispetto alle vocazioni della nostra terra. Nel mentre si parla di transizione ecologica, nel mentre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investe 80 miliardi, forse più, proprio sulla transizione ecologica, noi che siamo l'Abruzzo, una terra che è una terra di industria, di manifattura, ma è anche di aree protette, di vocazione ambientale, invece che investire su questa vocazione va dall'altra parte. Tagliamo il parco Sirente Velino, confermiamo questa visione contro la tutela ambientale con la nomina di vertici che vanno appunto nel senso del taglio, della riperimetrazione. Noi pensiamo l'esatto contrario di quello che fa la regione. Pensiamo ad esempio che quello che è un importante parco regionale debba diventare nazionale, che ci si debba investire, ci saranno nuove risorse sulle aree protette, bisogna fare finalmente anche il Parco Nazionale della Costa Teatina, bisogna dare più forza alle aree regionali protette. Insomma, il sistema della tutela deve integrarsi col sistema di un'idea di sviluppo sostenibile. Ecco, queste due battaglie però hanno bisogno in qualche modo di una sponda romana, anche di una sinergia con i livelli parlamentari e del governo Draghi. In particolare, è possibile davvero portare a casa i risultati che voi auspicate, insomma, di proroga per i tribunali? E è chiaro che ci sia questa intenzione, anche quella di una impugnativa sulla legge regionale, sulla riperimetrazione del parco regionale. Ecco, nel concreto sono possibili questi due risultati, fine, tenuto conto che il PD fa parte di un governo di coalizione? È una giusta domanda che però mi consente di rispondere anche sul profilo che vuole avere il Partito Democratico Abruzzese. Noi sappiamo che il PD partecipa del governo nazionale e siamo parte diligente per coinvolgere ministri, sottosegretari in Abruzzo, a fianco dell'Abruzzo per quello che possono fare. Dopodiché siamo anche una forza attenta, vigile e critica. Quindi noi chiediamo che il governo prenda questi provvedimenti, siamo abbastanza persuasi del fatto che la ragionevolezza delle nostre proposte, tribunali, aree protette e molti altri temi, per esempio l'Abruzzo dentro al PNRR, l'investimento sulle infrastrutture, l'investimento sulla trasversalità, noi siamo abbastanza convinti di avere ascolto, ma qualora non lo avessimo, qualora dovessimo riscontrare sordità o un approccio che rinvia, rimanda, che non affronta questi problemi, noi siamo pronti alla protesta. Per cui il rapporto tra noi e il governo nazionale è un rapporto di leale collaborazione perché ne facciamo parte, ma di fronte a ministeri o a scelte che non condividiamo siamo pronti a mobilitarci, a organizzare la protesta. In questo senso
Sappiamo qual è la natura di questo governo, un governo di coalizione, di unità nazionale, di salvezza nazionale, che richiede la responsabilità di tutti, ma che a volte rischia di non prendere parte, di non fare scelte giuste, perché appunto la natura è di una coalizione così ampia che è anche contraddittoria. Noi siamo pronti in tutti i modi a difendere sempre l'Abruzzo. Altro tema che mi viene in mente, proprio simile ai precedenti, è quello della salvaguardia, insomma, da nuove concessioni petrolifere offshore. Su questo anche il Partito Democratico ha preso una posizione chiara, anche di non accettazione di quelle che potrebbero essere le impostazioni del Ministro Cingolani. Sono contento che abbia accettato di darci una mano Enzo Di Salvatore, un docente universitario che ha idee molto nette su temi che peraltro mi sono cari. E gli abbiamo chiesto di darci una mano in segreteria, ha argomentato a suo modo, quindi in modo competente e preciso, tutti gli elementi di grave contrarietà a queste scelte. Noi insisteremo, ecco, questo è uno degli esempi, col Ministro della Transizione Ecologica, ma anche col Comitato Interministeriale sulla Transizione Ecologica, che è una novità di questo governo, che è presieduto da Draghi e che coinvolge tutti i ministeri economici, perché le scelte siano coraggiose. Anche le ultime vicende, penso alle alluvioni nel nord Europa, dimostrano che noi siamo in ritardo, quindi bisogna procedere speditamente e con coraggio sulla transizione energetica, ad esempio in questo caso. Non si può prendere impegni, fare summit internazionali, scrivere leggi regionali, investire risorse importanti e poi però rinviare scelte e alla fine farsi guidare piuttosto da poteri e da forze economiche che guardano al passato. Bisogna investire su quelle che guardano al futuro. Naturalmente la transizione ecologica, ma questo vale anche per quella digitale e tecnologica, deve essere giusta e quindi non deve lasciare nessuno indietro, non deve essere pagata dai più deboli. Bisogna sempre accompagnare i processi di transizione con l'equità, l'eguaglianza, la capacità di tenere in equilibrio tutti affinché non sia un elemento di ulteriore diseguaglianza. Guardi, noi siamo alla vigilia di un momento di grande rilancio, no? Il PNRR parla all'Italia, all'Europa, ma anche gli altri provvedimenti, al globo, di un rimbalzo. Dopo un anno e mezzo di depressione ci sarà un rimbalzo, però il punto è che nessuno ci assicura che sia una ripresa e una ricostruzione equa. C'è il rischio che chi sta bene può stare anche meglio, è successo già in pandemia, e chi sta male non incroci questa ricostruzione e questo il nuovo lavoro e il nuovo sviluppo. Noi siamo la forza politica che deve vigilare più di tutti sul fatto che la ricostruzione, la transizione, la ripresa, la resilienza siano eque. Torniamo ad un tema e concludiamo con un tema ancora più squisitamente politico, così come abbiamo iniziato la nostra conversazione fino a. Ci sono le amministrative alle porte, ottobre sarà il primo banco di prova anche per questo nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico Abruzzese. A che punto siete con le candidature e le coalizioni nelle città più importanti in cui si vota? Il primo banco di prova delle elezioni amministrative sono state le ultime amministrative, che per noi sono state un momento molto importante. Cito tra tutto il risultato emblematico, Comune di Chieti, amministrato al centrodestra da tanti anni, una città nella quale il centrodestra ha sempre avuto gioco facile ad avere risultati importanti, viene vinto dal centrosinistra, oggi è ben amministrato dal sindaco Ferrara, una coalizione che coinvolge anche il Movimento 5 Stelle. Un risultato molto importante, emblematico, una sconfitta grave per il centrodestra che ci restituisce, dopo qualche mese di governo regionale, una parità tra i due capoluoghi di provincia, due capoluoghi di centrodestra e due capoluoghi di centrosinistra. Ora, questa prossima tornata è una tornata nella quale vanno a votare alcuni comuni molto importanti, 5 sopra 15.000 abitanti, alcuni anche altri molto importanti che sono che hanno meno abitanti e quindi c'è anche tutto un altro sistema elettorale. Nei 5 sopra a 15.000 abitanti oggi governa 4 su 5 sono governati dal centrosinistra e un quinto è governato da una forza civica. In tutti e 5 il centrodestra è all'opposizione. Quindi in questa condizione di necessità di recupero dei nostri avversari, noi che cosa osserviamo ad oggi? Una coalizione che è quasi dovunque ancora divisa, litigiosa, nella quale le scelte che sono state, che si stanno maturando, sono scelte divisive, nella quale c'è sempre qualcuno che esagera in arroganza oppure in non lealtà nei confronti degli alleati. D'altra parte la fotografia di che cosa oggi succede in regione, perché la regione è ferma, perché è immobile.
certamente perché è anche inquieta rispetto a vicende che, inquietanti che la attraversano, ma soprattutto perché c'è una litigiosità interna che è gravissima. Credo il principale motivo che la genera è l'arroganza del partito del Presidente della Regione, che vuole fare dell'Abruzzo un territorio di esperimento dello scavalcamento, no? come sta succedendo a livello nazionale, e che mette anche in grande difficoltà l'Abruzzo, perché intanto la colloca l'Abruzzo nelle logiche tutte politiche romane, poi perché lo colloca all'opposizione del governo nazionale. Dicevamo prima, c'è un governo di larga coalizione, c'è un solo partito all'opposizione che è Fratelli d'Italia, che è proprio il partito del nostro Presidente di Regione. Quindi in tutti questi comuni in cui si va al voto, il centrodestra, lo Stato attuale, appare diviso. Il centrosinistra si è invece già quasi dovunque ricompattato, si è allargato, ha allargato il dialogo anche con i moderati, che sentono un grave disagio con una destra a trazione sovranista, estremista. E a Vasto ripresentiamo il sindaco uscente Francesco Menna, che è una grande forza. A Lanciano abbiamo chiuso una bellissima candidatura anche di rinnovamento, che è Leo Marongiu. A Francavilla abbiamo condiviso, anche sulla scorta dell'esperienza di questi 10 anni di buona amministrazione di Antonio Luciani, una riconferma di una coalizione molto larga, quindi centrosinistra e civismo. Stiamo procedendo rapidamente sia su Sulmona sia su Roseto con lo stesso spirito: unità del centrosinistra dovunque, allargamento alle forze civiche, dove è possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle, con il quale c'è un ottimo rapporto. Siamo convinti, persuasi, che alla fine in tutte e 5 le città noi presenteremo una formula che sia la più larga, coalizionale, aperta possibile. Bene, io ringrazio Michele Fina, auguro buon lavoro. Grazie. Appuntamento con lui e anche con i nostri telespettatori alle prossime occasioni. Grazie e arrivederci, buona serata. Buona serata.